Esatto, il titolo è un po'... potrebbe essere quasi persuasivo, né? Ti fa venire voglia di ascoltarlo, magari poi è un'altra cosa. Però sì, no, è un pezzo che nasce in session in realtà, in una session normalissima con gli autori, con un autore e i produttori. Non era pianificato, nel senso che è uscito un po' così a caso, Ah, non ok. era pianificato. Non ho delle aspettative da singolone incredibile, è un po' il piccolo passo che fai prima di magari... mettere giù gli altri, no? Quindi è una ballad che racconta un po', è un flusso, se ascolti, è un flusso di coscienza che parla un po' di tutto, passato, presente, futuro, e il claim del ritornello è appunto canterò come un ultras perché tanto non mi interessa di quello che può succedere, quindi questo è il senso. Sì, non è totalmente un nuovo percorso, è una presa di coscienza, nel senso che una sorta di maturazione, no? Quindi alla fine tutto lì. Io purtroppo sono un po' strano, nel senso che ho avuto dei periodi di vita in cui l'incoerenza era più presente della coerenza, in generale, anche nella musica. E ora che non dico di aver capito quello che voglio fare, però ho un po' più fo il focus, sto cercando di appunto tirarlo fuori. Quindi questo qua è il primo. In realtà dopo gli altri non è che sono tutti uguali, però è sicuramente una maturità maggiore, secondo me, dal punto di vista musicale. Però a volte magari era più non forzato, però a volte sai, non sai bene cosa vuoi fare, quindi fai qualcosa e ci provi a farlo nel miglior modo possibile, però non sei totalmente convinto di quello che fai. A me capita, è sbagliato, ma capita. Allora, la copertina in realtà sono degli spalti, quindi è una Sì, fotografia sì, sì. reale. E questa statua in realtà voglio sia presente in tutte le copertine dei singoli. Questa statua sarà un punto di riferimento che ci sarà sempre. E cambierà lo sfondo, cioè se ci devo fare la canzone felice, magari la metto in mezzo a un prato pieno di fiori, ad esempio, no? Però questa statua ci deve essere sempre, perché la voglio usare un po' come strategia di marketing, nel senso che voglio usare questa cosa per poi anche nell'album magari farla veramente la statua, farla davvero non di marmo, però insomma in un modo o nell'altro la faccio. Però, e poi usarla proprio come punto fermo di cioè un qualcosa in cui la gente si può riconoscere anche solo nella copertina. Cioè, quella è a quello che fa Albe, quella statua lì, che poi si ricollega all'album. L'album sarà magari quella statua centrale in mezzo. Quindi è una cosa più di marketing, forse, che ho voluto scegliere. No, certo, assolutamente. Però non so, se c'è una canzone triste, ho già pensato alla statua di metterla, non so, per terra a faccia in giù in una pozzanghera mentre piove, ad esempio, no? Cioè, quindi cambia il contesto, ma la statua rimane la stessa. E poi magari nel merchandising faccio le statuette come Figo. portachiave. Il processo di maturazione è stato quello di prendere quello in cui la gente mi riteneva credibile. Quindi, non so, guardavo TikTok, guardavo Amici, guardavo quelle canzoni che ho fatto meglio. E le cose che andavano bene, ho detto, cavolo, ma perché su TikTok se faccio le cover di Tiziano Ferro in cui faccio le barre, minchia, fanno 2 milioni di views, ok? E poi le mie canzoni non è che non fanno 2 milioni di views, però non hanno un riscontro così tanto virale. Allora ho detto, proviamo a fare delle canzoni che insomma abbiano una parte di quello, poi un'altra parte cos'ha, una cosa diversa. Quindi sto strutturando un progetto molto particolare, cioè in cui le canzoni non hanno neanche lo stesso BPM, cioè che cambiano proprio il tempo, cambiano la dinamica, cambiano tutto. E mi sto ispirando un po' all'America. Mi piacerebbe, insomma, anche tipo canzoni che cambiano il beat, come fanno i trapper, no? Che a un certo punto cambi beat completamente. L'ho fatto in modo molto più pop, però l'ho voluto rifare, magari un pezzo dell'album, non è un singolo sicuramente, però mi sto un attimo, sto un po' cambiando perché mi ero un po' stufato di fare le stesse cose, type beat, cioè non ce la faccio, devo fare le cose io. Infatti produco io qua e dopo lo studio e lo risistemiamo, però produco tutto io qua. Quello che senti l'ho fatto io, poi in studio lo metto nella chitarra fatta bene perché qua non c'è l'acustica giusta, capito? Da Poi molto l'idea di se floppa intimità. mi piglio malissimo perché ho lavorato tipo un anno per niente, però sti cazzi, c'è cioè, almeno la qualità. Sono carinissimi, a volte facciamo anche delle chiamate così su Telegram ci videochiamiamo a caso. L'unica cosa è che vorrei allargarla molto di più e questo poi è l'obiettivo, io punto davvero tanto su TikTok, ma non so fare il TikToker. Punto su TikTok in generale, cioè nel senso che secondo me è ancora visto come una sorta di cosa da bambini. Secondo me invece all'estero non è visto così.
però secondo me punto lì, ma non punto a fare i balletti, punto a sfruttarlo nel miglior modo possibile, perché uno solo in questo, nel giorno d'oggi continua a chiedersi com'è che allargo la community, com'è che allargo i fan, devo pagare le ad, devo pagare le radio di qua e di là. Secondo me è tutto gratuito, cioè secondo me è tutto gratuito ed è tutto qua, è tutto qui, Viene tutto dal basso. basta solo, davvero, è il fatto che essendo gratuito il prezzo da pagare è lo sbattimento nel trovare la giusta, il giusto coso, e lì è quel, ecco perché è gratuito, cioè spiegato il perché, però sì, mi piacerebbe un sacco davvero trovare il modo di sfruttare quella cosa nel migliore dei modi. Sì, c'è il video assolutamente, è un visual più che un video, è una cosa... Non è una storytelling, perché ormai al giorno d'oggi i videoclip con tutto il bene dal 2024 verranno contati come streaming, quindi faranno conto con le copie anche ai video, i numeri su YouTube. Però in generale non lo ritengo più così importante da spenderci migliaia e centinaia di euro. Concordo. Ho fatto un visual molto carino che farò anche negli altri, spero, e basta. Ecco, i soldi che riesco a spenderli magari in qualcos'altro di più utile. Allora, nel mio personale, ti dico, io avendo Spotify quello familiare con la famiglia, che abbiamo, cioè, viene fuori quello totale. Però Però, pure quello sono tipo, curioso. però appunto per questo ti dico, io sto cercando di aprirtelo. Ecco, Your Top Song, tipo, non so perché, però tipo l'ascoltiamo mia sorella, mia mamma, quindi è un miscuglio. La canzone più ascoltata è Justin Bieber e Boyfriend Justin Bieber, l'acoustic version, che sincero l'ho scoperta io, l'ho scoperta quest'anno e me la sono proprio pompata. Seconda, Lacrime di piombo, terza, Innamorato di Blanco. Quindi ti dico Ah, che dai. le altre sono tutte...